di citarvi, vi fanno anche sentire la vicinanza come se fosse già domenica, insomma. E volevo capire un attimo lo stato d'animo, con quale spirito approcciate a questo derby, che per fortuna non è neppure decisivo, quindi, come dire, non vi carica nemmeno di eccessive responsabilità. E quindi, oltre allo spirito, insomma, anche la mentalità con cui approcciamo questa partita. Ma guarda, il nostro spirito, la nostra mentalità è quella degli ultimi due mesi e mezzo, che abbiamo fatto dei buoni risultati. Questa partita la affrontiamo come abbiamo affrontato gli altri, perché non ci dimentichiamo, siamo arrivati fino a qua perché abbiamo fatto degli ottimi risultati, quindi dobbiamo giocare come abbiamo fatto sempre. Lui ha detto che non è decisiva, invece secondo te è una partita decisiva, importante, cioè definiscila in qualche maniera. È una partita quasi decisiva, perché dipende anche dal risultato che fa il Pisa Prato. Quindi niente, come ho detto prima, dobbiamo giocare come sappiamo fare, con intensità, dobbiamo attaccarli in ogni parte del campo perché loro sono molto bravi tecnicamente, dopo sono abbastanza veloci sia a centrocampo che in attacco. Però noi abbiamo le nostre armi che le dobbiamo sfruttare. Senti, il fatto che oltre ad essere, come dire, uno scontro diretto, una diretta concorrente ai playoff, sia anche una partita particolarmente sentita nell'ambiente, perché, come dire, forse è uno dei derby insieme a quello con l'Avellino che la tifoseria avverte di più ed è più coinvolta. Insomma, questo vi dà una carica maggiore oppure la prendete insomma un po' come tutte le altre? No, sicuramente ci dà una carica maggiore perché sappiamo, dobbiamo avere la responsabilità nei confronti dei nostri tifosi, che per loro è una partita sentitissima come ad Avellino. Speriamo di ripagarvi come abbiamo fatto ad Avellino. La sconfitta dell'andata brucia ancora? Ma guarda, oramai è andata. Cioè, non dobbiamo pensare più al giorno d'andata o alle sconfitte che abbiamo subito. Ora dobbiamo pensare, ci dobbiamo concentrare su questa partita che è per noi di vitale importanza, con la speranza anche che da Prato arrivino buone notizie. Senti, ci saranno chiaramente dall'altra parte attaccanti di un certo calibro, no? Come Felice Vaco, però è anche vero che con l'arrivo di Carboni questa difesa è cresciuta sempre di più, insomma avete subito soltanto tre gol. Insomma, è una fiducia in più quindi anche nei confronti di queste prossime partite dove ci servirà tantissima attenzione, no? Sì, no, vedendo i numeri, cioè, la difesa è, diciamo, che è il nostro punto forte, ma stiamo difendendo bene anche perché per merito dei nostri attaccanti e centrocampisti che stanno facendo un lavoro eccezionale che permettono a noi difensori di essere più alti con la linea della difesa. Michele, per te con Carboni si è riaperta la stagione, è stato forse dai due volti. Che puoi dire in proposito tra la prima fase che sei stato un po' meno utilizzato rispetto invece poi all'arrivo di un tecnico che ti conosceva bene, per cui sei tra virgolette rinato, voglio dire, che puoi dire in proposito? Oh, guarda, con la gestione Martinez e Briani era, diciamo, tra virgolette giusto che non rientrava nei loro schemi perché aveva un tipo di gioco che prevedeva più degli esterni offensivi, mentre col mister abbiamo trovato un assetto giusto che, in cui Emanuele Danna spinge più, io provo di più, però dopo alla fine sono sempre i risultati che contano e ti danno ragione.